Welcome, welcome, welcome Brian. Happy to have you. Benvenuti, benvenuto Brian, lieti di accoglierti qui in Italia. Sappiamo che l'Italia la adori ed è un bel mercato per Airbnb. È uno dei 10 della top 10. Quindi grazie di essere qui a Torino. John, ti lascio la parola. Grazie a tutti. It's very special. That you're here, Brian. It's è veramente un'occasione speciale averti qui, Brian, perché sei venuto in Italia e perché ci è voluto un decennio per farti arrivare qui. Ed è veramente un'ottima cosa avere questo pubblico incredibile. Tanto per darti un'idea, abbiamo raddoppiato, sono arrivate 6.000 persone a vedere la Tech Week nelle prime edizioni, adesso siamo a 13.000 spettatori tra presenza e remoto. No, tra l'altro è una location bellissima, incredibile. Well, yeah, and you mentioned. Beh sì, lo dicevi prima. Tante persone non sanno che la famiglia di mia mamma è di Catanzaro. Che è in Calabria, ma lo sapete meglio di me. Non ci sono mai stato, ma mio nonno è venuto negli Stati Uniti quando aveva solo 2 anni. He was obviously Italian. Ovviamente era italiano, è arrivato a Ellis Island, mi sembra che fosse nato nel 1923, era un ingegnere elettrico, era anche violinista e guadagnava all'epoca $100. E mio nonno era un italiano che aveva questo legame molto forte con la musica e con l'arte, e anche di arte si tratta. Questa è diventata un po' la regola per la nostra azienda, che è diventata un incrocio tra tecnologie e la parte creativa. Allora, l'Italia è storia ma anche presente e futuro. Tuo nonno è un ottimo esempio della versatilità e delle capacità che abbiamo qui in Italia. Ci sono delle competenze tecniche incredibili qui, ma anche questo interesse per tutte le materie umanistiche. Leonardo è considerato questa figura veramente irraggiungibile, che ha non soltanto inventato ed è stato un tecnico bravissimo, ma è stato anche un pittore incredibile, un artista incredibile, un uomo davvero incredibile, che ha associato non soltanto conoscenze tecniche e tecnologiche, ma anche creatività. Questo evento è importante, si fa molto direttamente in Italia a livello di start-up, l'abbiamo sentito su questo palco. E ci sono quello che facciamo sostanzialmente è quello che siamo in grado di fare qui in Italia con più fiducia, con un background tecnico. Io sono personalmente ingegnere, sono un tecnico, sono arrivato in Italia dopo essere cresciuto in tutta una serie di paesi per studiare ingegneria qui a Torino. E quindi avere il coraggio di utilizzare queste capacità tecniche per essere più creativi, più inventivi. E al tempo stesso ci sono dei fortissimi imprenditori in Italia che non hanno le competenze tecniche, e talvolta proprio per questo tendono a non creare e costruire un qualcosa che non esiste e che invece sognerebbero. Tu sei tra i pochissimi, se non l'unico tech leader di una grande azienda della tecnologia che non è un tecnologo, diciamo, dentro. E come italiani dovremmo forse riflettere su questo a partire dalla tua esperienza. Che consiglio avresti per noi? Beh, bella domanda, ottima direi. L'Italia, come tutti sapete, ha una dei più grandi storici nella creatività di tutto il mondo. Basta passeggiare per l'Italia. L'altro tempo fa ero
a Venezia e mi meravigliavo di quel che è stato realizzato 600 anni fa. Poche altre culture hanno un background di arte e scienza così collegato. Ma parliamo in maniera più specifica in risposta alla tua domanda. Allora, io sono andata alla scuola del design di Rhode Island e volevo diventare designer industriale. Non ho mai pensato di guidare un'azienda del tech, ma negli anni 2000 erano gli anni del rinascimento della tecnologia con Apple, ma anche non della tecnologia soltanto, ma anche del design. E la tecnologia da sola, si è capito, non bastava. Non si partiva dicendo, beh, abbiamo la tecnologia. No, ci si diceva, cosa possiamo fare di questa tecnologia nei confronti del cliente? Abbiamo adottato l'approccio del design, proprio siamo partiti dalla relazione con il cliente per elaborare la tecnologia. Quindi se si inventa una tecnologia si è generalmente propensi a pensare, beh, allora adesso che cosa ne facciamo? Invece il design parte dal punto di vista opposto. Cioè, magari si lavora a lungo con ingegneri tecnici, elettrici, elettronici, però il designer capisce questo è il problema che cerchiamo di risolvere, cerchiamo di trovare una soluzione tecnologica per questo. Uno dei marchi che sono di tua competenza è la Ferrari. È vero, è un'azienda che ha portato avanti successi tecnologici, ma è un marchio che ha creato emozioni. Le persone acquistano tecnologie e prodotti, ma ancor più acquistano idee. Queste idee sono avvolte nella tecnologia, perché è il come si fanno le cose, ma il design, come è fatto, come è assemblato, e la storia, il marchio, sta intorno a tutto questo, e questo è tanto importante quanto la tecnologia. Quindi il matrimonio tra tecnologia e la creatività delle arti liberali qui diventa veramente critico. Quindi forse quello che servirebbe nella Silicon Valley è quello che avete voi in Italia. Avete la storia, il patrimonio, la cultura, l'intuito, l'immaginazione, che sta probabilmente nel DNA di questa cultura. E molti vostri scienziati, e molti scienziati in generale, suonavano strumenti come Einstein. E quindi questo diventa critico nel modello di pensiero. Quindi questo è un ingrediente critico per l'innovazione. Empirically based, iterative, si è empirici in generale e iterativi con miglioramenti molto piccoli e molto lenti. Going back to Ferrari, ora per tornare alla idea della Ferrari. La Ferrari è proprio al cuore una società, un'azienda che vuole costruire l'auto più veloce. E se si pensa sempre a realizzare l'auto più veloce, questo è l'elemento che ti guida nelle scelte ed è molto basato sulla tecnica. Dall'altra parte, anche Ferrari ha finito per realizzare delle auto sportive, che fossero, come dire, attrattive. Quindi anche l'estetica, la bellezza dei veicoli è diventata importante, e questo ha fatto muovere proprio tutto l'aspetto estetico. La bellezza che abbiamo in Italia, quindi questo aspetto estetico, è stato importante anche nel design, e abbiamo proprio una combinazione, un'associazione tra la funzionalità di oggetti che sono stati creati con la bellezza con la quale sono state realizzate. Questo dialogo, questo ping pong continuo tra ingegneri e creatori e creativi è continuato nel tempo, è diventato parte della nostra capacità produttiva di cui siamo molto fieri. Se guardo ad alcune delle nostre esperienze, ad esempio quando siamo arrivati negli Stati Uniti con la Chrysler, il marchio GM, quello che siamo riusciti a fare con la Jeep è venuto proprio da questo matrimonio. Siamo riusciti a guardare non soltanto le questioni tecniche, perché la Jeep aveva delle competenze tecniche fortissime in tutto quello che è l'outdoor e il fuoristrada, ma la questione era legata all'estetica, come si presentavano. Una delle cose che veramente mi ha perplesso
e che insomma, non avevo realizzato, è quanto siamo fisici nella nostra cultura. Sappiamo come applicare la creatività, la bellezza e tutti questi attributi che abbiamo con la nostra comprensione degli aspetti tecnologici in un ambiente software e un ambiente più virtuale. Questa è una cosa che tu fai, hai fatto, e mi sono sempre piaciute le nostre conversazioni nel tempo, perché tu arrivi da un'impostazione di design molto molto chiara, io arrivo da una impostazione ingegneristica, però viviamo tra hardware, che è il mio ambito, e il software, che è il tuo, e questo chiaramente è un qualcosa che è interessante, è importante capire anche, mi interessa capire che cosa ne pensi tu, se dovessi realizzare qualcosa in ambito hardware e se dovessi immaginare fare qualcosa qui in Italia, che cosa potrebbe essere? You bring up so many, così tante idee, così tanti pensieri. The digital world, il mondo digitale che noi possiamo creare con i pixel è molto particolare, ma ci sono un po' di problemi con questo mondo. Right now. Adesso siamo in questo edificio che è straordinario. Questo edificio è stato progettato presumibilmente da un architetto, e l'architettura ha una storia di migliaia di anni. La gente va a studiare e gli architetti pensano olisticamente su come devono progettare gli edifici, devono sentire come la gente si sente, c'è una il fatto che dura, l'idea che quello spazio esisterà per molto tempo, oltre alla loro vita. Quando noi facciamo il software, quando negli anni 90 l'internet iniziava, non vi erano molte persone creative nell'internet. C'erano i web designer, ma la maggior parte dei progettisti restavano nel mondo fisico e facevano stampa o analogico e rimanevano nel mondo fisico. Poi avevamo questo mondo digitale, c'erano degli ingegneri e gli ingegneri si rendevano conto che avevano bisogno di aiuto e allora sono arrivati i designer, ma non erano esattamente come architetti, magari avevano un ambito più limitato. In quel vuoto è emersa una nuova funzione che non esiste nello stesso mondo, nello stesso modo e nello stesso mondo, il product manager. Quello che è successo è che molte delle funzioni creative sono trovate subordinate al prodotto e alla creazione del prodotto, mentre la tecnologia e la funzioni creative devono essere un pochettino come la gamba destra e sinistra, se una è più lunga dell'altra non ci si muoverà a una buona velocità. È quello che è importante, che noi siamo all'alba di una nuova era, come l'internet negli anni 90, è un cambiamento, abbiamo una possibilità, l'intelligenza artificiale è lo strumento più potente che abbiamo mai avuto. Cosa possiamo fare con questo? È un pochettino come il pennello più pennello del mondo. Se dobbiamo riprogettare quel mondo, quel numero uno, non è un mondo solo digitale. Io non vorrei che noi ricreeremo per esempio quel film Wall-E in cui guardiamo uno schermo tutto il tempo. Alla fine dovrebbero essere semplicemente un'entrata, una porta per portarci al mondo digitale. È quello che dimostra la ricerca, è che nei social media potrebbe essere un modo per incontrare persone nel mondo reale e allora ci rende più felici, ma se invece non lo vediamo, questo è semplicemente una cosa che ci fa sentire più soli, come guardare una festa dalla finestra. E quindi ci sono alcune cose che si sono fuse, ma noi dobbiamo una dimensione, vogliamo sperimentare, quindi penso che alcune delle tendenze più importante sono: l'interfaccia deve diventare multidimensionale e l'interfaccia dell'intelligenza artificiale, non ChatGPT per esempio, che è singolare basato sui testo, probabilmente non è l'interfaccia giusta per ogni strumento. Quando aprite l'iPhone, ogni l'app avete una, se immaginate se email, la musica, tutto utilizzasse la stessa interfaccia, no, non volete questo. Quello che vogliamo è un'interfaccia
interfaccia multimediale e multidimensionale. Penso che il disegno bidimensionale o la progettazione bidimensionale ha raggiunto la fine. Poi deve essere più emotivo. Penso che più tempo passiamo nel mondo digitale, più se non ci sono emozioni lo sentiamo freddo. Noi vogliamo avere idee che la tecnologia ci capisca. Quindi, per esempio, se io chiedo ChatGPT o Google una domanda, riceviamo la stessa domanda. Questo funziona se io chiedo qual è la capitale d'Italia, qual è la storia della Fiat. Probabilmente dovremmo avere la stessa risposta, ma diciamo che cosa devo fare oggi? Chi devo incontrare? Cosa devo indossare? Queste domande dove io mi sento in un certo modo, spero che non avremo la stessa risposta. Quindi la tecnologia ha bisogno di apprendere e comprendere, e deve portarci ed essere una porta verso il mondo fisico, dove abbiamo quel sentimento che non dovremmo sottovalutare. Come si immaginiamo per un attimo che non esiste il mondo fisico e qualcuno lo inventa, noi diremo: oddio mio, questo è straordinario. Quindi semplicemente dobbiamo guardare il mondo fisico con occhi nuovi, dobbiamo immaginare come possiamo costruire il software così come costruiamo l'ambiente. Immaginate, vorrete vivere in una casa come il software, immaginate che siete in una casa e ogni stanza è indipendentemente progettata, non c'è una visione olistica, potete spostare i mobili, potete fare un test A-B, qualcuno si siede e dice no, non spostiamo la sedia. Volete avere dei dati, vogliamo equilibrarlo con una visione coesiva, complessiva. E il motivo per cui dico questo è che la cultura, che come io capisco la cultura italiana, può portare molte di quelle che io credo siano gli ingredienti mancanti del software e dell'intelligenza artificiale. Io non penso che vogliamo dei tecnologi puri e basta di costruire il mondo nuovo, perché il mondo reale è stato costruito da tutti, non semplicemente da tecnologi. We all agree. We all agree with that, Brian, and definitely it is encouraging. Siamo d'accordo su questo ed è incoraggiante per l'Italia. Se guardiamo la storia, siamo sempre presi dalla tecnologia moderna, ma se torniamo indietro alla ruota, al fuoco, al motore a combustione, l'elettricità o internet o all'intelligenza artificiale, sono sempre stati dei momenti in cui abbiamo avuto la possibilità di cambiare quello che facciamo e come lo facciamo. E quindi oggi io penso che oggi dobbiamo occuparci di come possiamo utilizzare queste tecnologie in modo più veloce e migliore, e questo è buono. Penso altresì che sia spinto da tecnologia, perché deve esserci un'infrastruttura e che dobbiamo capire come meglio utilizzarla. D'altro canto, io penso che ciò che è stato interessante quando io ero uno studente di ingegneria qua a Torino più di 20 anni fa, all'epoca ciò che davvero stava cambiando erano i telefonini e l'internet, e ciò che la maggior parte di noi e amici che studiavano con me e che volevano entrare nella telecomunicazione o per i telefonini o lavorare per le aziende di internet, e questo era più infrastruttura, ma in realtà era molto difficile pensare a tutte le cose che potevano poi che possono emerso, e la tua azienda è un esempio di questo, e noi non stiamo passando abbastanza tempo quando stiamo parlando riflettendo su quello che possiamo fare che non abbiamo potuto mai fare prima nella storia. Cos'è che possiamo creare che non è mai stato creato prima? Ed io penso che se vi sia un incentivo in particolare per i giovani imprenditori come quelli che sono qua oggi, è di non cercare di pensare alle cose semplici, alle cose che in realtà sono facili, ma cercare di cogliere questa occasione con questa tecnologia che è emersa per riflettere su quello che non è stato fatto. E altresì, tornando al punto che stavi sollevando su quanto sia importante complementare questa tecnologia ed avere anche più un aspetto umanitario all'interno della tecnologia, io penso davvero che mano a mano che l'intelligenza artificiale diventa molto parte della nostra vita, ci sarà
sarà un lato umano che avrà più valore. Una delle cose che vorrei affrontare, perché abbiamo discusso di creatività e tecnologia, vorrei soffermarmi sulle emozioni. Non si pensa abbastanza nel mondo delle aziende, nelle operazioni, su come siano importanti le emozioni. E da un canto io penso che le organizzazioni siano fatte di persone, e il lato emotivo in particolare in una cultura come la nostra in Italia sono molto importanti, e questo porta le motivazioni e determina ciò che vogliamo fare, ma anche nel rapporto con le persone con cui lavori, i propri clienti contano. Nella Ferrari, per esempio, c'è una parte molto viscerale di ciò che esiste dai nostri fan della Formula 1 e anche dei clienti, ed è molto collegato, molto vicino ad passare dei buoni momenti con la propria famiglia. La gente ha amato la Formula 1 perché l'ha vista con gli amici, li ha visto con le famiglie, e quindi ugualmente per le macchine. E quindi tu hai pensato molto a questo tema, ed io penso che probabilmente abbiamo passato troppo tempo a discutere la creatività, quando le emozioni sono una parte più importante o importante del successo come imprenditore. Se pensate a un'azienda come fosse un corpo umano, parrebbe che molte aziende, le aziende grosse, hanno tagliato separato il corpo dalla testa, sono separati dal cuore, sono separati, hanno in realtà. Mi ricordo che una volta qualcuno mi ha detto che i numeri sono il linguaggio degli affari. Io dico, ecco il problema, perché i numeri non sono o non dovrebbero essere. La lingua deve essere la lingua, le idee devono essere la lingua. Ciò che sta succedendo è che nel mondo in cui bisogna rendicondare ci sono i consigli di amministrazione, poi ci sono gli azionisti, e questi si interessano, e loro sono quelli che utilizzano il linguaggio dei numeri. Questo diventa il metro di misura di come si valutano le cose, mentre tutto il consiglio di amministrazione e tutta la comunicazione riguarda quello che può essere misurabile. Ma alcune delle cose importanti della nostra vita non sono facilmente misurate, come i sentimenti e le emozioni. Le persone prendono delle decisioni sulla base dei dati o delle emozioni. Io direi che probabilmente in un contesto di lavoro, magari i dati, ma i consumatori, quando prendono decisioni importanti, o le decisioni più 3-4 decisioni più importanti, sono i sentimenti, sono l'intuizione, e sono probabilmente stati i motori principali. Io penso che non soltanto abbiamo bisogno di più creatività in posizione di leadership, ma abbiamo bisogno di intuizione. Dobbiamo portare il cuore nel mondo degli affari. Tutto ciò che io faccio, cerco di essere aperto, essere certo che Airbnb come azienda abbia un'anima, abbia uno spirito. Perché se non ce l'ha... Let me give you a story. During the pandemic, vi faccio un esempio. Durante la pandemia abbiamo perso l'80% del nostro lavoro, e stavamo lavorando con un IPO, e quindi c'erano persone, gente che diceva: è la fine di Airbnb? Esisterà ancora Airbnb? Due cose sono successe subito dopo. La prima, mi ricordo che ho ricevuto tanti sms da ex lavoratori che io non mi ricordavo, dicevano: noi vogliamo che continui a esistere, il mondo ha sostenuto l'azienda, e se non avremmo continuato a esistere se non fosse stato per la partecipazione. Perché la gente aveva questa sensazione? Non era semplicemente che avevamo spazio, è che questa azienda rappresentava qualche cosa, e alcune delle nostre
atti migliori sono stati nei momenti più difficili e non sono decisioni spesso fatte sui dati. Una delle decisioni più importanti che ho preso è quando ho deciso nel maggio 2020 di ridurre la dimensione dell'azienda e abbiamo fatto dei licenziamenti, ma abbiamo cercato di farlo con dignità, abbiamo cercato di aiutare le persone. Una persona ragionevole, stiamo cercando di tagliare i costi, perché però gli date un anno di assicurazione sanitaria o qualcosa del genere? Perché state pagando un'agenzia ad aiutarle a trovare un altro lavoro? Cosa più importante, in quella lettera io ho detto che io amo molto, io ho sentimenti molto forti verso i miei dipendenti e mi dispiace moltissimo. Il mondo non vi dimenticherà mai per quello che avete fatto all'Airbnb. Vorrei ringraziarvi molto per questo. Ciò che questo ha fatto, e io spero che il mio livello di comunicazione, che molti hanno considerato come non necessario, troppo aperto, che molti avvocati o del personale che avrebbero probabilmente chiesto un problema, magari i lavoratori non sembrano più delle persone vere, se no. Abbiamo avuto lettere di ringraziamento dai licenziati per la dignità con cui è stato fatto, e gli altri hanno lavorato di più, anche per quelli che se ne sono andati. I dati vi portano fino a un certo punto, ma la vostra immaginazione, la vostra intuizione, i vostri sentimenti, questo invece vi fanno arrivare alla fine, e questo è quello che farà sì che la gente resterà con voi per anni e che lavoreranno e saliranno in cima alla montagna e faranno sì che la gente resterà con voi, comprerà il vostro prodotto. La tecnologia da sole non basta, la creatività è l'anima e ancora una volta è quello che l'Italia e la cultura dell'Italia può offrire Airbnb. È l'ultima cosa, perché me l'avete chiesto prima sull'intelligenza artificiale, posso parlarne? Sì, allora pensate alla cosa, pensate alla storia dei computer. Negli anni 70 fondamentalmente c'era il microcomputer, il portatile difficile però da utilizzare, soltanto fondamentalmente gli ingegneri lo utilizzavano. Poi all'inizio degli anni 80 c'è stato il PC, il Macintosh, improvvisamente c'era questo che milioni di persone potevano usarlo, e mi ricordo che siamo passati dall'MS-DOS a un'interfaccia grafica e poi milioni di persone utilizzavano e poi siamo arrivati a centinaia di milioni di persone. Poi negli anni 2000 c'è la rivoluzione del telefonino, quell'interfaccia era ancora più intuitiva, era così intuitiva da utilizzare ancora più che non mettere un CD o far funzionare un computer, che un bambino di 2 anni sa utilizzarlo come uno di 80 anni. E proprio per questo la sua applicazione è stata molto diffusa, siamo andati da milioni a miliardi di strumenti. Quello che l'intelligenza artificiale potrebbe fare è di portare a un cambiamento più intuitivo da un computer a un'interfaccia, a un telefonino che può fare qualcosa, e qui invece è ancora più intuitivo all'intelligenza artificiale, che è completamente immersivo nella nostra vita, potrebbe essere utilizzato per tantissime applicazioni. Non è necessario che dobbiamo semplicemente immaginare il nostro mondo in intelligenza artificiale, può creare un altro mondo, e questo è lo strumento più potente che abbiamo avuto. Noi parliamo, tutti possono avere un assistente di intelligenza artificiale, questo è una visione molto interessante ma limitata, possiamo fare molto di più. L'intelligenza artificiale può aiutarci a progettare ambienti, gli artisti, gli architetti saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale? Beh, no, possiamo dire che gli artisti potranno avere un'area, una superficie che Michelangelo non avrebbe mai potuto avere, e che potete progettare degli interi mondi, potrebbe essere semplicemente più di un'assistenza. Pensate a tutti gli amici che
abbiamo può aiutarvi a fare dei collegamenti a tutte queste comunità. Io penso che la cosa essenziale è che è così importante che tutti partecipino nel futuro. Se vogliamo vivere in un futuro che sia straordinario e creativo e meraviglioso, allora tutti vogliono partecipare. E io non penso che i tecnologi lo vogliano fare da solo, vogliono per la partecipazione di tutta la società. Ed io penso che ora sia il momento perché tutti possano aiutarci a costruire questo nuovo mondo. Viveremo nel futuro e tutti quelli qua vogliono vivere nel futuro. E quindi io penso che sia veramente importante cercare di riflettere in questo momento e di costruire questo futuro su possibilità che si aprono e che non avremmo potuto immaginare nel passato. E quindi penso che vi siano molte decisioni che se ci aiutassero a pensarle logicamente potremmo prendere delle decisioni migliori. E questo è qualcosa che sperabilmente avremo più strumenti per fare. D'altro canto, il nostro istinto, la nostra intuizione, il fatto di poter avere più coraggio e di fidarci di loro, anche il poter assicurarci che noi davvero assicuriamo i nostri sentimenti, è qualche cosa che succederà sempre di più. E se vi è un aspetto che secondo me è sottovalutato, è come noi che vantaggio avremo dalle caratteristiche umane che abbiamo. Quindi tutte le cose che possono aiutarci ad essere più razionali ci miglioreranno, ma alla fin fine quello che ci fa decidere sono i nostri sentimenti. Come esseri umani sono i nostri sentimenti che ci portano a decidere, quindi avere la possibilità di riflettere come noi dobbiamo fidarci dell'intelligenza artificiale e l'ascoltiamo di più, secondo me è importante. E ritornando per un attimo alle aziende, a quello che stavi dicendo, io da O'Brien, un imprenditore mi ha dato un consiglio anni fa e secondo me era giusto allora ma ancora più giusto adesso, quando ha detto che ciò che sente che un imprenditore o un'azienda debba fare, fai quello che ami con le persone che ami, per le persone che amano ciò che fai. E penso che la parola chiave lì sia amore. I've said many of the same things. Build a company people love working for. Ho detto, making products that people love using. Bisogna lavorare con amore per le persone. Il nostro logo è come un cuore alla rovescia. Io penso che questo è parte di tutto ciò che facciamo. Quello che la gente vuole è amore. Quando mettete il vostro amore nel prodotto, la gente lo percepite. Quando mettete un vostro amore in una squadra e la guidate, secondo me il migliore investimento sull'investimento è l'amore. È difficile da misurare l'amore, ma è una delle cose che nella storia umana ci ha tenuto insieme. Con l'intelligenza artificiale questa rivoluzione sarà sempre più importante ed io penso che se questo è qualcosa che oggi riusciamo a trasmettere, questo è importante. Penso che la cultura italiana, ancora una volta come americano o italo-americano, direi che questa è la mia percezione, cioè che gli italiani sono molto loro sentono molto questo bisogno. Il mondo ha bisogno di più, che la tecnologia ha bisogno di più di questo, è l'amore. E questo è quello che si sente, questo è il sentimento più profondo che la gente possa avere e quello è quello che dobbiamo dare al mondo. Quindi a questo punto abbiamo un paio di domande. Perché abbiamo parlato da tanto tempo, voglio essere vedere quanto tempo abbiamo. Bene. Ah no, devo andare di là. Grazie Brian e John, applaudiamoli tutti. It was truly inspiring.
quel che avete detto è stato solo una grande ispirazione, soprattutto quando si è parlato delle difficoltà della pandemia. Grazie per averci raccontato. Ovviamente questa conferenza serve a creare nuovi contatti di lavoro e tanti fondatori ci hanno mandato delle domande. Cominciamo da Brian. La prima domanda è questa: come si fa a mantenere, forse hai accennato prima, come fai a mantenere la tua identità senza diventare troppo legato all'identità della tua azienda? Beh, domanda interessante, divertente. Allora, se io morissi, non so se direbbero, è morto Brian Chesky oppure è morto quello di Airbnb, e penso che tanti penserebbero la seconda. Quindi sono assolutamente legato a Airbnb e questo mi piace parecchio e da molti punti di vista. Ho pensato a essere fondatore come a essere genitore. Forse la differenza è che la propria identità non è così legata a quella del figlio umano, perché poi cresce e diventa se stesso. Invece con Airbnb io rimango sempre genitore e la mia identità non ne viene diminuita. Ed è molto importante che da una parte questo lo si accetti e lo si accolga, quindi da una parte si vuole che l'identità dell'azienda sia connessa a se stessi. Sono io a fare la release dei prodotti, faccio io le interviste, l'azienda ha i miei valori. Al tempo stesso però voglio che la gente sappia che io sono una persona i cui nonni vengono dall'Italia, i miei genitori erano assistenti sociali, questa è la mia storia, questo è il mio percorso, ho degli amici, molti dei miei amici sono quelli che avevo prima di Airbnb, e queste radici sono importantissime, perché se non sono una persona tutto tondo, se sono soltanto qualcuno che è al servizio di un'azienda, probabilmente io non avrò una vita ricca e non sarò felice, probabilmente non sarò neanche un bravo imprenditore, perché avrò una mentalità troppo ristretta. Quindi durante la pandemia in questi due ruoli sono andati a convergere e sono rimasto a casa per circa un anno. Io lavoravo 16 ore al giorno, questa è la cosa pessima, però l'azienda veramente ha avuto un'escalation fantastica, ci siamo quotati insomma, fino a quel punto non mi ero reso conto che avevo costruito un'azienda ma non la mia personale identità. Quando ci si sveglia, insomma, se l'azienda è tutta la nostra vita, non va bene. Quindi negli ultimi due anni ho riscoperto me stesso, i miei amici, e insomma, questo ha fatto di me un imprenditore migliore. Ecco perché sei arrivato in Italia, ecco perché alla fine ce l'hai fatta. Sì, no, prima ero troppo okay, occupato, so troppo spesso. Balance, e quindi bello questo equilibrio. Adesso parliamo di equilibrio dal punto di vista della tecnologia. Tu hai parlato dei grandi cambiamenti di questi giorni. John, tu sei in azienda da molto. Ma sì, no, in realtà però vorrei continuare magari sulla questione dell'identità, se posso, perché ho tre diverse esperienze rispetto a questo. Una è l'azienda che è Ferrari, che ha un'identità molto forte legata al proprio fondatore. Un'azienda come Ferrari, che è molto importante, bisogna essere certi che l'identità del fondatore resti viva, e noi abbiamo fatto molto di recente per favorire questo aspetto e anche far sì che l'identità del fondatore sia attuale. Stellantis, che è un'azienda molto giovane che esiste da due anni e mezzo soltanto, ma che ha secoli di radici e che raccoglie tante identità diverse, lì bisogna affrontare la sfida di creare un'identità nuova, un'identità che però sia rispettosa di tutte le diverse anime. E questa è una sfida, se volete, ancora più grande, ma molto interessante, perché
fa di questa azienda un'azienda molto diversificata da tutti i punti di vista, secondo i marchi, le geografie, eccetera, eccetera. E infine, abbiamo appena fondato un'azienda di cui sono il felice fondatore, il Lingotto di quest'anno, e Brian ha già espresso questo concetto. Si vuol far sì che quel che si sta facendo risponda a una serie di parametri e valori per persone che vogliono lavorare nell'azienda con te. E l'ultimo punto che mi sembra davvero molto significativo, e Brian ci dedica tempo, è come si fa sì che l'azienda vada oltre noi stessi e come si fa sì che ci siano persone molto forti intorno in termini di governance, la presa, il decision making, il CDA. Se pensiamo a aziende come Airbnb, ci devono essere persone molto forti nel team gestionale, perché questo è quello che manda avanti il lavoro e assicura che, in quanto diciamo persone che apportano un contributo individuale, si partecipi comunque a un team più ampio. Un'altra domanda fa riferimento a questa parte, in un modo o nell'altro. Ci hai detto della grande tradizione di queste aziende, del patrimonio. Uno dei founder chiede come si fa a equilibrare il bisogno di crescita e innovazione con la responsabilità di mantenere i valori centrali dell'azienda. Ho la sensazione che ci siano due modi, due riflessioni da fare. Da una parte si cresce attraverso le acquisizioni e si può dire in effetti che questo possa essere un modo efficace di crescere se si è bravi ad acquisire. Se pensate a Stellantis, è stata tutta una successione di aziende che si sono allineate tutte all'interno di un'azienda. D'altra parte, se c'è uno spazio vuoto davanti a sé, si può crescere organicamente, si è in grado di innovare, di creare crescita, questo è un percorso altrettanto valido. Tutto dipende da che cosa si ha davanti e come si realizza il futuro. Quel che è stato interessante, vorrei davvero ringraziare il team di Vento, che ci hanno, il team di Vento che ci ha aiutato a diventare un'azienda per il ventunesimo secolo, che ci ha aiutato a ringiovanirci. Abbiamo tante persone giovani all'interno del gruppo, tanti ventenni che pensano proprio a ricreare la base dell'azienda, perché la mia esperienza è avvenuta in aziende che avevano già della storia alle spalle. Brian e John, un'altra domanda: come avete gestito la relazione, Brian, con gli hotel sin dall'inizio? Airbnb era visto come un nemico o come un'esperienza di viaggio completamente diversa? Ci siamo sforzati di non diventare nemici. When we started Airbnb, quando abbiamo fondato Airbnb, l'idea era completamente diversa. Innanzitutto Airbnb è nata nel 2007, un weekend, perché c'era una conferenza di design a San Francisco, tutti gli hotel erano sold out e quindi arrivava gente, abbiamo affittato il nostro appartamento, abbiamo preso tre letti, tre materassi ad aria per affittare l'appartamento, e tutto è partito da questi materassi ad aria. Insomma, come può essere un'azienda che gonfia dei materassi ad aria diventare il grande nemico dell'hotel? Quindi Airbnb è nata come un qualcosa di ben diverso dall'hotel. La maggior parte della gente poi non prenota un hotel per una settimana. Airbnb viene spesso anche prenotata da famiglie e da gruppi che non avrebbero potuto permettersi un hotel e che non hanno voglia di starci perché vogliono cucinare, stare intorno a un tavolo. E ci sono persone che vogliono sentirsi locali, quindi
E Airbnb ha riferimenti in città di tutto il mondo. Prima della pandemia eravamo arrivati già a 1 miliardo di persone dalle 55 iniziali del 2007. Gli hotel, per quanto crescano, non possono mantenere il ritmo di crescita di quello che facciamo noi. E poi è emozionale, i viaggi sono emozionali, noi sogniamo i viaggi. Quando ci laureiamo viaggiamo, quando andiamo in pensione viaggiamo, quando ci sposiamo viaggiamo. E se chiedete alle persone se avessi tutti i soldi del mondo cosa faresti, ti rispondono viaggerei. È un settore che è così ampio che ho sempre pensato che per poter riuscire nessun altro avrebbe dovuto fallire e sicuramente non gli hotel. Quindi io penso che possiamo coesistere. L'evidenza è che Airbnb in pratica per ogni ogni 1500 dollari spesi in ospitalità uno viene speso per Airbnb. Questo fa solo crescere la torta e non porta via nulla. Tutti quelli che competono per un qualcosa che assomma un gioco a somma zero non crescono, mentre noi possiamo immaginare un mondo dove gli spazi sono abbastanza ampi perché tutti possano crescere, nessuno va a perderci semplicemente perché tutti cercano delle esperienze in tutto il mondo. Allora, se posso intervenire, quello che è stato molto bello e molto intelligente è che avete gestito le conseguenze inattese. Avete fatto un qualcosa che non era mai successo prima e naturalmente quando si fa questo ci sono dei problemi che sono inevitabili. Alcune aziende in pratica si sarebbero opposte a questi problemi, li avrebbero contrastati, altre invece reagiscono, cercano di capire, per esempio i reclami, aprire un dialogo. E se io dovessi dire qual è una delle cose che è stata sottostimata rispetto all'azione di Airbnb, è proprio questa, la gestione dei problemi. La disruption ha delle connotazioni negative, tornando all'idea degli hotel, che invece nei fatti ha dimostrato che si è riuscita ad agire diversamente con proposte diverse, pensando al viaggio come una cosa diversa. E Brian c'è sempre stato pronto al dialogo, pronto a parlare con persone che non necessariamente condividono le sue idee, per cui bisogna veramente dargli un gran plauso per questo. Allora, una delle mie prime executive, insomma, io pensavo che non era bello incontrare le persone. Lei invece mi diceva: incontra quelli che non ti piacciono, perché è bello vederli da vicino. È meglio vederli da vicino. Più si passa tempo con le persone, più si trova qualcosa in comune. E quindi il 99,9% di noi è uguale a quello che hanno gli altri. E quindi non dobbiamo stare troppo attenti alle differenze. Per tornare a quel che hai detto, se sei nel pubblico e state aprendo un'azienda e volete avere successo, dovete magari potete magari arrivare a successo in modi che non erano intenzionali inizialmente e la società non può cambiare in un modo senza che voi lo prevediate. Quando succede succedono cose fantastiche, ci saranno cose che non piacciono e quando succede verrete criticate. Quando si viene criticati ci sono due possibilità: difendersi perché si sente di essere attaccati, oppure si può ascoltare e chiedersi se la critica è corretta o meno e che cosa ci si può fare. Allora, se ci si difende, ci si deve difendere tutta la vita senza opportunità di utilizzare quelle critiche invece per migliorarsi. E quindi tutte le volte che ho provato a chiedermi di una critica è vera, come facciamo ad adattarci, come ci miglioriamo, se le persone si preoccupano per esempio delle tasse, abbiamo 5 miliardi a livello mondiale nello nostro storico, tutti si preoccupano per esempio del fatto che i vicini vengano disturbati. Abbiamo creato degli algoritmi che fanno la scrematura rispetto alla gente che festeggia in maniera fastidiosa per i vicini. Quindi bisogna insomma usare la creatività e il problem solving per creare delle reti che sono win-win.
I think we have one last question, of course. Penso che abbiamo diritto ancora un'ultima domanda. Okay. Yeah. Magari due. Non capita spesso di avere Brian in nostra disposizione. In realtà ce ne sarebbero ben di più. Però i fondatori che stanno avviando delle nuove attività sono curiosi e pronti ad ascoltarvi e a capire quello che voi, per voi sono i leader. John, ci puoi dire qual è il tuo approccio nel gestire tanti settori diversi, tante aziende diverse? Dacci un'idea. Come fai a tenerti aggiornato su tanti settori diversi che sono appunto molto diversi? Il mio tempo di lavoro l'ho trascorso con Stellantis, tra Stellantis e Ferrari, all'interno dell'industria automobilistica, che adesso comincia a chiamarsi mobilità, e naturalmente i viaggi sono emozioni, eccetera. E quindi è divertente vedere, capire questi grandi cambiamenti del decennio a livello normativo e, per esempio, si è passati dalla tecnologia a combustione, tecnologie a scoppio, a invece altro, problemi di hardware che hanno richiesto l'adattamento delle tecnologie e poi anche i servizi e i software che abilitano questi servizi che sono disponibili adesso all'interno di un veicolo e che ormai non è più un'automobile ma un dispositivo di mobilità. Questo definisce un po' quello che sono diventato. Ormai è un decennio che lavoro a contatto con queste nuove realtà. L'altra mia responsabilità è essere il CEO di Exor, che è di interesse per molti motivi. Sono sostenuto dai colleghi formidabili, Noam per il venture, c'è Susanna che anche lei è presente, quindi è un team piccolo e il fatto di essere pochi è molto importante perché evita la burocrazia che in ultima analisi assorbe molto tempo. Fa sì che insomma ci sia una presenza costante presso le nostre aziende. Tutti abbiamo un senso di scopo molto forte noi di Exor, che è creare aziende. Questa è una convinzione, questo facciamo e questo ci piace fare. E lavoriamo con gente fantastica e quindi c'è un elemento importante che è proprio l'elemento umano. E anche poi la chiarezza rispetto a come si definiscono le affinità e con chi, lavoriamo bene e con chi no. Quindi il modo in cui si può cercare di guardare a questo universo così differenziato che è Exor è cercare le comunanze. E le comunanze sono davvero legate alla creazione delle aziende, che è il nostro scopo, e i nostri valori, che è più che altro una lingua comune che condividiamo e con cui lavoriamo. È una lunga spiegazione, lo so, però finora questo ha funzionato e funzionato bene. Una delle cose che faccio è pensare a come, crescendo e sviluppandoci dalle aziende in cui abbiamo investito e stiamo investendo, come quelle in Italia, Vento, e quelle grandi come Ferrari, come possiamo cercare di stimolare e contribuire creando un incrocio di ispirazioni tra Ferrari e le altre piccole aziende in cui investiamo, un po' come anche Brian ha detto. Questo scambio è molto importante. Quindi tempo e team sono aspetti chiave. Un'ultimissima domanda per Brian. Hai parlato di quanto il tuo ruolo possa essere importante a livello personale. C'è una domanda che dice: pensi sia importante dimostrare le proprie vulnerabilità come fondatore? E se sì, con chi le hai condivise, a chi le hai comunicate? We go back to
si ritorna a quello di cui stavamo parlando prima. Io penso che bisogna far vedere le proprie vulnerabilità, non bisogna nasconderle. Penso che io comprendo perché potrebbe non sembrare una buona idea, perché se sei vulnerabile puoi esporti, puoi rimuovere l'armatura e la gente potrebbero vedere le debolezze. A quel punto uno evidenzia la propria debolezza e ci si preoccupare del fatto che non sembrate più forte, allora magari la gente magari non vi vuol seguire come leader. Ma a questo punto bisogna porsi la domanda: come ti sentiresti se tu fossi diretto da qualcheduno e questa persona esprime le proprie vulnerabilità? Io penso che le persone ti seguono come fondatore perché hai una visione, ma penso che pur seguendo una visione, seguono le persone. Seguono le persone. E quindi, come leader, diciamo, questa è la montagna che dobbiamo scalare. Tutti quanti sono molto contenti di scalare la montagna, ma ogni giorno non è che seguono la cima, ma una persona. Vogliono sentirsi come se questa persona è una persona vera, che ha dei sentimenti. Perché se tu sei vulnerabile, anche loro possono essere vulnerabili. Se tu esprimi come ti senti, allora capiscono, comprendono l'intenzione, comprendono quanto ti importa. E questo, se hai messo il cuore nell'organizzazione, e penso che questo ti ritorna. E quello che io ho fatto sempre, che io ho iniziato, ho avuto veramente fortuna perché avevo due cofondatori e quindi potevo essere vulnerabile con loro, potevo essere aperto, potevo avere consigli, e poi io mi sentivo di poter essere vulnerabile anche con i lavoratori, con chi lavorava per me, dipendenti. Mano a mano che mi sono aperto mi sentivo meno solo, meno isolato. Puoi essere da solo, ti puoi sentire molto solo se non condividi questo. Io quando ho iniziato Airbnb pensavo che mi avrei avuto più amici, ma più è successo e più magari più isolato diventa. Com'è che si risponde a questo? Il modo in cui si risponde a questo è la vulnerabilità, essere aperti, non essere dei robot. E questi sono i tipi di leader che secondo me avranno più successo. Ci sono un punto in cui magari non vuoi condividere tutto, ci sono alcune cose che vogliamo che siano personali, vogliamo anche lavorare per persone che sono coraggiose, ma vogliamo lavorare anche per capi con un cuore. La vulnerabilità è la dimostrazione del cuore. This was. You want to add something? I wanted to aggiungere qualcosa. Vorrei ringraziare te e ringraziare tutti voi. Thank you. Thank you again. Thank you. Thank you, Brian. Thank you. Grazie. Thank you, Romain. Grazie molto. Thank you for this. Grazie really molto nice per questa conversazione veramente.